Buongiorno amiche e amici di Alghero Channel, oggi a Politicamente abbiamo due graditissimi ospiti, alla mia destra l'avvocato Francesco Carboni, storico rappresentante della sinistra algherese e alla mia sinistra Pietrino Fois, un personaggio che ci ha sempre onorato la nostra città nei vari ambienti in cui ha operato, nella parte politica fondatore dei Riformatori Sardi e poi io vi voglio ricordare la famosissima Veleria Fois che è stata famosa nel mondo negli anni 80 e 90. Sigla e cominciamo subito. Elezioni amministrative del 16 giugno del Comune di Alghero. Messaggio elettorale politico a pagamento. Quando parlo di Alghero vedo una città luminosa, forte, aperta, ricca, creativa, sicura e accogliente. Ho una visione chiara della nostra nuova Alghero e di come ricostruire insieme il suo futuro, un futuro garantito a tutti. Per realizzare questa idea è necessario un grande impegno, pensando a ciò che ci unisce e ci lega gli uni agli altri. Dobbiamo essere noi a volere questo cambiamento e impegnarci per realizzarlo. Io sono impegnato in prima persona e vorrei il tuo sostegno. Se credi in una città migliore, se non vuoi arrenderti, ora è arrivato il momento. Alghero con la testa e con il cuore. Sport è un importante contributo dedicato a tutti i bambini che si iscriveranno per la prima volta nelle scuole elementari. Permetterà a tutti questi ragazzi di poter partecipare alle innumerevoli attività sportive presenti in questa città. Se vuoi che tutto questo venga realizzato, vota la lista civica Noi per Alghero, vota Antonello Muroni. Secondo me la politica a livello locale è mettersi a disposizione dei propri cittadini e cercare di risolvere le cose più banali che ci sono in città, da un buco per la strada a un lampione che non si accende, mettersi solo esclusivamente a disposizione di tutti i cittadini, di qualsiasi cittadino. €100 gli stiamo fino al 16 giugno. Pronti? Allora, avvocato Francesco Carboni, da sempre un uomo della sinistra algherese, vi ricordate il Partito Comunista Italiano? Il grande Partito Comunista Italiano. Bene, allora, il 16 giugno Alghero andrà al voto e gli algheresi dovranno scegliere se continuare l'esperienza di Mario Bruno o cambiare radicalmente visione. Perché secondo te deve continuare l'amministrazione Bruno? Ma io sostengo la candidatura di Mario Bruno e la continuità dell'amministrazione per diverse ragioni, non solo per quella così di fondo ideale politica, perché se ci si presenta in due coalizioni contrapposte è evidente che ci sono delle differenti letture della società e delle differenti letture dei propositi che ciascuna delle coalizioni ha per modificare e migliorare la situazione attuale. Sostengo Mario Bruno anche perché a mio avviso è stato a capo di un'amministrazione efficiente ed è stato un sindaco che ha dato un salto di qualità ad Alghero. Terza ragione per la quale lo sostengo è che tutta una serie di cose che sono state messe in campo da questa amministrazione hanno necessità di avere ovviamente un completamento ed una conclusione, soprattutto nel settore delle opere pubbliche. Se poi avremo il tempo posso entrare nel dettaglio. Io sostengo che nessuna amministrazione ha nei 5 anni un tempo sufficiente per progettare e portare a termine e concludere i propri programmi.
E quindi il tempo di 10 anni è ragionevole, d'altronde la legge pone dopo un decennio in città come Alghero una impossibilità per il candidato sindaco di riproporsi quantomeno per i 5 anni successivi al decennio, e considerando anche che nei 10 anni, i 10 anni siano occorrenti per sviluppare un programma. Quindi sotto questo profilo ritengo che il sindaco Bruno e l'amministrazione che l'ho sostenuto, le liste che lo sostengono, sono vicine al mio pensiero politico, alla mia visione della società e dello sviluppo della società, sia un sindaco che ha ben amministrato, sia un sindaco che ha necessità di ulteriori 5 anni per completare il lavoro che ha avviato. Pietrino, perché invece dall'altra parte non sembra così? Ma io intanto non riconosco più la città di Alghero, che ho conosciuto in altri momenti, in una città molto più dinamica, fresca, attiva. Mi riconosco ancora meno nell'amministrazione Bruno. Secondo me Alghero era già una città ideale, all'aeroporto, al porto, aveva il territorio, il palazzo dei congressi, c'era tutto, e l'amministrazione Bruno è riuscita a farla degradare ulteriormente. Quindi credo che l'amministrazione Bruno non abbia ben amministrato, credo che abbia avuto una chance straordinaria, perché le casse del comune erano piene di risorse e avevano modo di spiegare perché non ha speso, anzi ce lo chiediamo come cittadini, come mai ci sono questi ritardi sulle infrastrutture che potevano essere messe a cantierate immediatamente. Quindi secondo me è stata un'amministrazione fallimentare, c'è un segnale che sottoscrive tutto questo. Il segnale è il fatto che si è riuscito a presentare solamente 3 liste, quindi evidentemente non c'era la fila per poter sostenere il nuovo Bruno. Ci risulta che anche la lista del PD, insomma, per quanto riguarda la sua composizione, abbia avuto un pochi problemi. Quindi se ci fosse questo entusiasmo intorno a Bruno avremmo avuto un segnale diverso. Non è riuscito a comporre nel senso il numero di liste che lo avevano sostenuto nella prima tornata elettorale. E quindi, come vedete, ci sono veramente 2 aspetti, insomma. Da una parte una criticità forte sull'operato, dall'altra parte una richiesta di fiducia per continuare le opere. Voi avete avuto tanta esperienza politica, Pietrino è stato alla regione, ha operato per Alghero, per il bene di Alghero da sempre, voglio dire. Anche l'avvocato Carboni è stato al Parlamento, voglio dire, ha fatto decine e decine di legislature di consiglio comunale. Cinque legislature di consiglio. Già centenario, ecco. Ancora non lo so, spero di arrivarci. Però com'è possibile che non riusciamo a trovare coesione in questa città? Abbiamo tutte le fortune di questo mondo, non riusciamo a operare per il meglio. Io vi dico la sincera verità, sono preoccupato per i nostri figli, per i nostri giovani. Quindi dobbiamo creare l'Alghero del futuro per dare occupazione ai nostri figli, per impedire che se ne vadano e che ritornino qui dopo aver avuto anche esperienze all'estero, ma che operino per la nostra città. Quindi, Francesco, che cosa dobbiamo fare perché i giovani risolvano la propria vita qui ad Alghero? La domanda coinvolge tutta una serie di aspetti che evidentemente non appartengono alla responsabilità dell'amministrazione locale. Non solo. È evidente che il problema del lavoro e dell'occupazione ha riflessi regionali e ha condizionamenti nazionali. Posso dire, per dare un accenno sulle difficoltà che possono esserci, il contenzioso fra lo Stato e la Regione per i milioni di euro che lo Stato ha trattenuto sul trasferimento delle imposte, che sono una cifra consistente del bilancio regionale, per parte potevano essere destinati ai progetti lavoro che la precedente giunta regionale aveva avviato.
potrebbero tuttora essere destinati a progettualità della nuova amministrazione regionale. Se non arrivano, l'amministrazione regionale è praticamente ingessata. Questo accade anche per le amministrazioni comunali, quindi il problema del lavoro è un problema complesso che deriva da più voci, da più input. Io ritengo che l'amministrazione in qualche modo sotto l'aspetto giovanile abbia introdotto tutta una serie di novità sia sul campo delle opportunità del lavoro che nel campo dell'attenzione ai giovani con la consulta giovani che è stata avviata. Le questioni alle quali si riferiva Pietrino, io le voglio in qualche modo contestare. In termini di opere pubbliche questa amministrazione ha avviato un grande progetto di rinnovamento. Pietrino citava delle questioni che non appartengono alla responsabilità dell'amministrazione, ma il sindaco su queste questioni è stato di forte stimolo. La battaglia sul aeroporto ha visto anche l'amministrazione di Alghero, non solo l'amministrazione come doverosamente, ma ha visto l'amministrazione di Alghero in prima linea, così come è accaduto per la questione del Palazzo dei Congressi, così come è accaduto per la strada Alghero-Sassari. Su questo io vorrei un attimino fare una questione. Pietrino ne è stato interprete. Ha cominciato Pietrino, occupando con una roulotte quel tratto stradale. E tutti ricorderete che su quell'iniziativa di Pietrino poi io, allora deputato, insieme all'onorevole Attili e al sottosegretario dei trasporti Salvatore Radu, attivammo un incontro dell'assessore regionale Pietrino Fuis con il presidente nazionale dell'ANAS per superare quei problemi. Quindi, cioè, le sinergie ci sono quando vi è la necessità. Quando il tema è comune, cioè, la battaglia deve essere comune. Ci sono visioni evidentemente diverse. Per tornare sulla strada Alghero-Sassari, io ad esempio ho dato una lettura positiva della sovraluogo che è stato fatto dal candidato sindaco Conucci con gli assessori regionali sullo stato dell'arte. Do una lettura negativa che abbiano ritenuto che quando l'ha fatto Mario Bruno fosse una passerella elettorale. In sede di elezioni chi sia candidato ha il dovere, oltre che il diritto, di informarsi sullo stato delle cose. Bene ha fatto Conucci a farlo, io l'avrei criticato se non avesse preso coscienza e conoscenza. Altrettanto bene ha fatto il sindaco Bruno a verificarne lo stato dell'arte. Palazzo dei Congressi, insomma, è una cosa che risale a quando Pietrino Fuis era consigliere regionale. Quindi è un problema che il comune di Alghero può essere di stimolo, può essere di iniziativa. Cercherà, come questa amministrazione ha fatto, di dare un'iniziativa di completamento turistico a Maria Pia che favorisca la gestione del Palazzo dei Congressi. Il porto, si trova nelle stesse situazioni in cui si trovava 10 anni fa quando era sindaco Marco. Anche lui ha cercato di lavorare per superare questa situazione. Sono fermi in regione i due progetti presentati da Marini Di e dal Consorzio del Porto per la gestione del porto. Compete alla regione di dare risposte. Cioè l'amministrazione comunale può essere da stimolo e questo stimolo è stato dato a gran voce. Ultima cosa e chiudo le liste. Le liste sono fatte di quantità e di qualità, ci devono essere entrambe le cose. Io credo che le liste di Mario Bruno abbiano una grande qualità di rappresentanza di candidati e abbiano una grande qualità e soprattutto, a mio avviso, hanno un forte programma quelle liste. Intorno a quelle liste noi avvertiamo che si stia creando un notevole consenso, che non dipende solamente dalla frenesia dei candidati nel cercare voti e preferenze, dipende anche dal consenso che si riesce a costruire intorno alle proposte politiche e intorno ai candidati che lo sostengono. Io credo che le liste di Mario Bruno oggi, per il programma che hanno presentato, per la composizione delle liste, per il trascorso dell'amministrazione, stiano suscitando in città una buona attenzione e un buon consenso che ci fa sperare bene. Pietrino, ma rispondiamo all'avvocato Carboni. Io sono convinto che il centrodestra, presentando 8 liste, abbia presentato liste... 10 partiti. 10 partite. Liste di quantità, ma anche noi di qualità. Quindi il numero non fa la differenza.
persone capaci ci sono in tutte le nostre autoliste, quindi sono convinto che potranno essere di grande supporto. Per quanto riguarda le infrastrutture, io ricordo, Francesco, perfettamente che tu ti adoperasti quando eri deputato, quando io occupai la strada dell'Agro Sassari. E ricordo un dato molto significativo, questo per dimostrarti che quando le cose si vogliono fare si fanno. Io con quell'atto riuscii a far aprire la strada in 21 giorni, va bene? E tu sai bene com'era la situazione, quelle risorse il governo le stava per spostare in Sicilia, quindi se noi non fossimo intervenuti con quella tempestività e con quella certezza che avevamo sui dati e sulle risorse, sicuramente non avremmo avuto la possibilità di perderle. Quindi voglio dire, quando le cose si vogliono fare, quando si trova unanimità in un obiettivo, si può fare. E l'abbiamo fatto. E Bruno non si capisce che cosa abbia fatto in questi 5 anni. Avevamo un ospedale che funzionava ed è un disastro. Ci sono medici scontenti, infermieri scontenti, guai ad avere problemi di salute perché purtroppo ognuno di noi ogni tanto ha necessità di una visita e sappiamo che tipo di livello di assistenza c'è. Il Palazzo dei Congressi, quando io ero assessore ai lavori pubblici, sono riuscito col finanziamento a trovare anche la progettazione immediata per far sì che il Palazzo dei Congressi, quantomeno se non all'interno, all'esterno è stato potesse usato. Essere fruito all'esterno. Quello che esisteva prima, l'anfiteatro, i campi da tennis, non voglio fare e non voglio sono qui a fare il Barroso, però lo feci fare io quando ero assessore ai lavori pubblici. Quantomeno tutto quello è stato sfruttato dalla città di Alghero. Per alcuni anni. Quindi trovai le risorse, feci fare i progetti e fecero l'opera. Era una giunta di centrodestra quella. Il sindaco era Marco Tedde, io ero nel governo regionale. Quindi voglio dire, perché anche per quelle legislature erano sempre 5 anni. Non è che fossero legislature di stato attuale, anche lì erano 5 anni. Perché siamo riusciti a portare a termine certe questioni? Perché Bruno in questi 5 anni ha fatto sì che l'aeroporto di Alghero è finito come è finito? Il Palazzo dei Congressi, non ci sono segnali. Non si può andare avanti solamente, Francesco, una questione di intuizioni o di conferenze stampa o di rassegne stampa. Non, quando una cosa si vuol fare, si può fare e bisogna farla. Per quanto riguarda poi le risorse di cui parlavi tu, Francesco, degli accantonamenti. Gli accantonamenti sono il frutto di una pessima gestione Pigliaru, che non ha resistito in giudizio di fronte alla Corte Costituzionale. E noi questo... Non è vero, questo ha resistito in giudizio. No, la Corte, che la Corte ha dato ragione. Dopo 5 anni però, quando avevamo lasciato proprio la resistenza di fronte alla Corte Costituzionale. In quella fase Pigliaru non fece nulla, desistette. E noi gli abbiamo detto, guarda che è un grandissimo errore, perché sono risorse certe. Cosa ha fatto? Per 4 anni e mezzo non ha fatto nulla. Lo ha fatto gli ultimi 6 mesi della sua legislatura, a carte perse, a barca persa. Quando c'era qui, e quella era l'occasione in cui, Francesco, era utile fare esattamente quello che noi facemmo per la strada, cioè trovare condivisione e dove essere tutto l'arco costituzionale a resistere in giudizio 6 anni fa, non gli ultimi 6 mesi. Sono danari che ci spettano e quindi doveva essere una battaglia. Già da 6 anni fa, insieme, però, non gli ultimi sei mesi. Da 6 anni fa, non gli ultimi sei mesi. Allora, vi interrompo un attimo per un passaggio pubblicitario e riprendiamo subito. Elezioni amministrative del 16 giugno del Comune di Alghero. Messaggio elettorale politico a pagamento. Mi chiamo Raffaele Masala, lavoro in proprio da circa 30 anni. Attualmente gestisco un'attività di ristorazione, più precisamente la pizzeria, trattoria, bar del Vicolo. Mi sono candidato per continuare a fare ciò che ho sempre fatto, ciò che mi è sempre piaciuto nella vita, lavorare per chi non ha avuto la mia stessa fortuna. Se vuoi aiutarmi ad aiutare, segna il mio nome nella lista Fratelli d'Italia. Mi chiamo Marco Spirito, sono di Alghero e ho vissuto in diverse città d'Italia per studio, lavoro e sport. Sono commercialista specializzato nel settore del lavoro. Il mio impegno per nuove opportunità e prospettive.
metterò le mie competenze a servizio di tutti i cittadini di Alghero. Il 16 giugno andiamo in meta! Tonino Alfonso, una vita da artista. Voglio trasformare Alghero in una città d'arte. Segna Alfonso nella lista Noi con Alghero. Alghero deve tornare a investire sui suoi giovani, a valorizzare le sue imprese, a prendersi cura dei suoi anziani. Siamo alla scelta giusta. Questa è la mia squadra, la nostra squadra, per voi. Bene, la pubblicità l'abbiamo risolta. Adesso una domanda da maghi. Avvocato Carboni, secondo te che cosa succede il 17 giugno? Cioè quale sarà il risultato che gli algheresi determineranno? Ci sono tre schieramenti, perché voi siete il centro-sinistra, Pietrino rappresenta il centro-destra, ma c'è anche un terzo incomodo che si chiama Movimento 5 Stelle con candidato Ferrara. Quindi Mario Bruno, Ferrara e Mario Conocci. Secondo te, quale sarà il risultato? Ma io posso dire quale risultato auspico. Certo, certo. Che è, nelle percentuali, quello, secondo quello che te. Che rappresentavo prima. Poi le campagne elettorali hanno ognuna una storia a sé. Io, se posso fare un richiamo personale, io nel 2001 nella mia seconda elezione alla Camera, la coalizione che mi sosteneva partiva in svantaggio rispetto al candidato del centrodestra, eppure insomma il risultato è stato di consenso nei miei confronti. Poi dipende dalla campagna elettorale, dipende da tante variabili, serie, certo, da tutta una serie di... Però secondo te il 17 giugno cosa succede? Ritengo che oggi la campagna elettorale che il centro-sinistra sta facendo a sostegno della candidatura di Mario Bruno abbia una attenzione e un'eco positiva in città, e quindi credo che sia possibile un risultato di riconferma di Mario Bruno. Al primo turno? Al primo turno... credo che sia un po' difficile per tutti, perché la presenza di tre liste nella riflessione sui numeri non consentirebbe risultato al primo turno. Se poi dovesse venire per Mario Bruno, io sarei doppiamente. Però secondo te si andrà al ballottaggio? Però sto al realismo, che l'analisi del voto parte dal numero degli aventi diritto, parte dal numero dei votanti, parte dal numero 22.000 persone hanno votato l'ultima volta. E quindi poi bisogna fare il raffronto su quelle che sono state le condizioni elettorali in precedenza. Io credo che la campagna elettorale vada fatta sui temi politici, certo, vada fatta sulle differenziazioni, poi le questioni che diceva Pietrino sulle sinergie, certo che bisogna trovarle positive, trovarle le sinergie, ma le si possono trovare anche stando in posizioni diverse, soprattutto nelle amministrazioni, perché lo si trova nel soddisfacimento dei bisogni della comunità locale. A me personalmente, ad esempio, se lo posso dire, viene molto difficile pensare che la mia corrente di pensiero trovi sinergie con la corrente di pensiero della Lega. Non ho difficoltà a dire che possa trovare nell'amministrazione con i riformatori, però ecco, questo sta nel sentimento visioni politiche diverse, sentimento, certo, di ciascuno.
Io credo che il centro-sinistra ad Alghero, anche all'esito dei risultati che Mario Bruno ha conseguito, sui quali io do un giudizio totalmente difforme da quello dell'amico Fus, possa trovare, quindi, una conferma positiva. Andrà al ballottaggio il centrodestra e il centrosinistra il 30 di giugno. Io spero che si concluda in favorevolmente al centrosinistra in prima fase. Ecco, che comunque ritengo che Mario abbia tutte le condizioni per concludere positivamente anche il secondo turno. Invece per Pietrino, Mario, secondo te, Mario Bruno, che cosa succederà il 17 giugno e eventualmente il 30? Ma anch'io non ho la sfera di cristallo. Credo che gli algheresi abbiano maturato un'idea ben chiara. Credo che Mario Bruno non potrà essere premiato. Sono convinto che vincerà il centrodestra. Non escludo che possa vincere, inizio a maturare questa quasi certezza, sensazione, che possa vincere anche al primo turno. Sono d'accordo con Francesco che io vedo un 5 Stelle molto disorientante e disorientato, lo vedo in grosse difficoltà, quindi non credo che ad Alghero possa raccogliere granché. Io non escluderei una vittoria al primo turno. Quindi vuol dire che 11.000-12.000 persone preferirebbero la coalizione di centrodestra e quindi vincere Mario Conocci con 24 consiglieri presi in maggioranza dal centrodestra e una parte dal centrosinistra, e per i prossimi 5 anni c'è da fare tanto. Francesco, sì. Quali sono secondo te le tre cose più importanti che dovrà fare la prossima amministrazione? Tu chiaramente opti perché le faccia il centrosinistra e Mario Bruno, ma quali sono le tre cose più importanti che dovrà affrontare? Un po' le ho dette, attenzione alla condizione sociale di questa città, che non è così straordinaria. Ci sono dei problemi, ci sono delle sacche di disagio. Devo dire che alcune l'amministrazione uscente le ha risolte brillantemente e positivamente, che è quella insediamento Rom a Fertilia. È stato smantellato. Queste persone, intanto è stato smantellato una bomba ecologica e non solo. Parte è ancora da fare. Però ecco, è stato sminato la causa che produceva quel disastro ambientale. Queste famiglie per la gran parte sono state sistemate in diversi punti della città, sono state inserite nella vita sociale, quindi cioè non è vero, per tornare ai miei dissensi dalla lettura leghista di queste cose, che questi vadano emarginati, cacciati, perché sono diversi. Sono diversi perché stanno in una condizione diversa. Ma Alghero è sempre stata ospitale con tutti, voglio dire, non parliamo solo dei Rom. E quindi questo è il primo punto, particolare attenzione che questa amministrazione ha avuto, che continuerà a mio avviso ad avere, alle problematiche sociali di questa città, che coinvolgono non solo quello che dicevo prima, ma coinvolgono anche tutto il disagio giovanile che è profondo per più versi, anche manifestazioni come abbiamo visto di recente che mi hanno coinvolto per anche emotivamente, per affetto verso un amico. Quindi superare il disagio e le sacche di disimpegno giovanile, cioè i ragazzi devono essere riportati all'interesse verso la società, non verso la futilità. Verso la cultura, verso lo sport, però il lavoro è importante. Terza questione è tutta la vicenda delle opere pubbliche e non ultimo l'assetto del territorio. Il progetto del PUC si è concluso, io credo che la conclusione con l'ultima lettura che ne ha dato l'architetto Buschi sia positiva, con l'assetto, la definizione dell'assetto urbanistico della città, tutta una serie di questioni possono essere mobilizzate, quindi anche l'economia potrà trarne giovamento. Ecco, io su questi punti suggerirei al sindaco di dare particolare attenzione. Pietrino, rispondiamo. No, rispondiamo.
quando si vuol fare una cosa come l'iniziativa nei confronti del Rom, come vedi, come vediamo, le cose si fanno. Se sono possibili. Quindi quella del Rom l'ha fatta il sindaco Bruno, e perché tutte le altre non le ha fatte? Come mai noi ci troviamo ancora in una situazione sanitaria disastrosa? Come mai ancora siamo appesi alla viabilità interna ed esterna? Come mai l'aeroporto di Alghero... Abbiamo problemi anche in ferrovia in questo momento. Ferrovia non esiste più. Ferrovia non esiste più. Abbiamo fatto tante conferenze stampa, però alla fine i ragazzi sono andati a sassare in pullman. Come mai il Palazzo dei Congressi in questa situazione? Come mai il porto di Fertilia con 1 milione di euro nella pancia del bilancio comunale non è ancora... non ha ancora avuto risposte sul il canale che non consente più sia uno scambio d'acqua e di ossigeno all'interno del calice, ma soprattutto non è più fruibile come navigazione per le barche che sono ormeggiate lì. Cioè, ma è possibile che non si capisca che è un'economia morta perché certe questioni sono state totalmente abbandonate? Il discorso del Rom è sintomatico. Si è voluto puntare ad un tipo di iniziativa, si è fatta. Le altre sono tutte da fare, quindi 5 anni buttate al vento, 5 anni di promesse elettorali e 5 anni di conferenze stampa. Questo è inaccettabile e io credo che Alghero abbia veramente il dovere di dare un colpo di coda a tutto quello che oggi ha fatto regredire una città come la nostra, che è un gioiello, che invece a livello internazionale ha solamente avuto una mortificazione storica. Il turismo è una voce importante nel nostro bilancio economico, però il turismo vuol dire tutto, cioè la città deve essere bella, pulita, accogliente, il decoro deve essere garantito. Abbiamo un centro storico monumentale, voglio dire, che nessuno... o pochissime città vantano nella nostra isola. Veramente, guardate, abbiamo tante fortune, questi 45.000 abitanti potrebbero stare tutti bene, e io mi riferisco al campo imprenditoriale, cioè ci sono in questa città realtà imprenditoriali che, se lasciate fare, possono veramente creare occupazione. Allora, il messaggio finale di due persone importanti che hanno fatto la storia della politica di questa città, sia l'avvocato Carboni che Pietrino Foi, si sono impegnati nelle loro parti per lasciare il segno in questa città. Allora, Francesco, è importante che sì, le visioni sono differenti, però bisogna fare quadrato, perché il risultato, se no, ce l'hanno gli altri. Ci sono realtà in Sardegna che si stanno avvantaggiando delle nostre difficoltà, ci sono realtà in Europa e nel bacino del Mediterraneo che si stanno avvantaggiando delle nostre difficoltà, probabilmente, dico io, delle nostre divisioni. Bisogna cambiare rotta. Fai l'appello finale, quella è la tua camera. Per quale motivo gli algheresi devono scegliere per la seconda volta Mario Bruno e il centro-sinistra, e quali sono le scelte che deve fare questa città? È una domanda difficile, ovviamente. No, assolutamente, posso anche rispondere agevolmente, ma in parte ho già indicato quelli che sono, a mio avviso, temi sui quali il sindaco e la prossima amministrazione espressa dal centro-sinistra debbono misurarsi. È stato diffuso un libretto contenente tutte le indicazioni sulle cose che questa amministrazione ha fatto. Che ha suscitato anche tante polemiche, comunque. Sì, ma le polemiche poi fanno parte della campagna elettorale. Le amministrazioni che si presentano hanno un programma di mandato ed hanno poi il dovere di presentare il consuntivo di mandato. E quindi quel consuntivo di mandato è stato presentato con una veste grafica che qualcuno può anche aver criticato, ma lo sta criticando solamente per un mero contingente interesse elettorale. Le cose che l'amministrazione ha fatto sono scritte, sono state diffuse. Quelle che l'amministrazione intende fare sono in itinere e sono state diffuse. Quella che Pietrino richiamava è chiaro, che prevedono
la sinergia di altre indicazioni che sono la regione, che sono lo Stato, che sono la comunità europea. E che quindi sulle quali ci si è battuti per ottenere i risultati. E i risultati che sin qui sono stati ottenuti saranno anche patrimonio delle, delle future amministrazioni, che io auspico continuare ad essere dalla, dalla mia parte politica. Però porto, aeroporto, i problemi c'erano quando c'erano le amministrazioni che hanno preceduto quella di Mario Bruno, in parte sono stati risolti, in parte sono stati risolti da Mario, in parte debbono essere risolti. Noi confidiamo che possano essere risolti dall'amministrazione uscente. Pietrino, quella è la Camera, appello agli elettori. Intanto condivido la possibilità di poter andare avanti insieme su questioni di carattere generale. Questo, la politica non deve mai dimenticarlo. Quando c'è da fare per la propria città, la propria regione, se ci sono questioni importanti bisogna fare quadrato. Prima questione, e seconda, noi riteniamo di avere buone liste con figure che hanno dimostrato già in passato capacità amministrativa. C'è un vanto che voglio sottolineare per quanto riguarda la nostra lista dei riformatori Forza Paris, che è una lista completamente rinnovata, composta da giovani, da giovani donne, da imprenditori e da liberi professionisti. Questi per noi, questo vuol dire essere riusciti ad ottenere un ricambio generazionale importante anche sotto l'aspetto della grinta e della capacità che uno di loro potrà esprimere nei prossimi anni. E cosa dire? Non credo che un'amministrazione come questa possa essere premiata, non credo che sia doveroso farlo libricino a consultivo, perché la legge lo prevede. Però bisogna scrivere le cose vere, bisogna scrivere le cose fatte. Le ipotesi non fanno parte della concretezza di un'amministrazione. Io ho visto una città che non è andata avanti ma è tornata indietro. Questo è gravissimo, questo va imputato all'amministrazione Bruno in toto, e soprattutto secondo me non ha trovato, non è riuscita a trovare la collaborazione giusta con, sia col governo nazionale e sia col governo regionale. Quindi secondo me anche il suo atteggiamento non ha fatto sì che arrivassero risorse per migliorare le condizioni di Alghero. Bene, vi ringrazio, siete stati gentilissimi e anche chiarissimi nelle vostre posizioni diverse. Noi vi diamo appuntamento a domani, dove tratteremo altri argomenti, ma fondamentalmente e politicamente parleremo sempre della nostra amata e bellissima città di Alghero. Ciao, a domani. Alghero deve tornare a investire sui suoi giovani, a valorizzare le sue imprese, a prendersi cura dei suoi anziani. Siamo la scelta giusta. Questa è la mia squadra, la nostra squadra, per voi. Elezioni amministrative del 16 giugno del Comune di Alghero. Messaggio elettorale politico a pagamento. Insieme al partito abbiamo deciso di farci garanti di un nuovo progetto per il rilancio della città. Una città che sappia parlare di turismi e non di turismo. Una città che guardi al mondo con un'idea rinnovata di se stessa. Spenderemo ogni energia per una pianificazione intelligente, un'urbanistica consapevole, di qualità. Chi fa politica con responsabilità non può permettersi di tirarsi indietro in un momento delicato come questo. Elezioni amministrative del 16 giugno del Comune di Alghero. Messaggio elettorale politico a pagamento. Sfrutta la visibilità certificata in 8,5 milioni di contatti negli ultimi 2 anni di Alghero Channel. Per informativa ai prezzi, contattaci al numero 333 88 34 887.
Sono Giuseppe Muso, noto Peppinetto. Da circa 30 anni faccio il farmacista. Mi candido per essere il tuo punto di riferimento all'interno dell'amministrazione. Sai dove trovarmi. Scrivi Muso nella lista di Forza Italia. Mi chiamo Antonio Lumoroni, opero da oltre 40 anni in ambito sportivo, ricopro un ruolo importante all'interno della Federazione Italiana Pallacanestro, sono stato già assessore allo sport, mi candido per portare a compimento il nuovo piano strategico sullo sport. Nella lista Noi con Alghero / il nome Antonio Lumoroni.